E ciao a tutti ragazzi, io sono sempre XRG01 e oggi siamo al 19° episodio su Pokémon Smeraldo. Andiamo subito, ragazzuoli. Allora, eravamo rimasti qua, ragazzi, al porto. Quindi vediamo un po' cosa dobbiamo fare per andare avanti. Allora, se l'intero mondo a partire da noi del Team Nitro sarebbe un mondo più felice anche per i Pokémon. Ma c'è vero? Righi, anche tu a far compere? Ieri ho comprato parecchie bambole e tanti poster. Naturalmente ho catturato anche molti Pokémon e li sto allenando proprio bene. Oppure che tu non ti occupi dei tuoi Pokémon con cura, Righi. Va bene, vai. Lottiamo, lottiamo contro Vera. Pu-pu-pu-ru-pu-pu-ru. Secondo me la squadra già è perfetta così, ragazzi, secondo me. Secondo me, secondo me. Ok. Vai Registeel con Ferartigli, ragazzi, che mette giù un bel Ariados a livello 31. Perfetto. Vediamo se Registeel farà tutti, ragazzuoli. Medaille, vai. Ok, come non detto, Registeel è morto male. Blaziken. Penso che ce la fai tranquillamente, Blaziken, contro Medaille, vero? E va bene. Per ora stiamo vincendo noi, ragazzi, contro Vera. Stiamo vincendo noi. Non ho visto il Pokémon che manda. Nuzlocke. Bel Pokémon anche questo. Facciamo braciere sempre. Di a bruciapelo. Ma forse morirà, ragazzi. Infatti muore il nostro Blaziken. Va bene. Direi di mettere Venusaur. Ma perché c'ho Fibas in squadra, ragazzi? Non mi ricordo che avevo fatto nello scorso episodio. Perché ho Fibas di squadra invece di Ispi? Ah, per prendere Surf, è vero? Ok, mi ricordo, ragazzi, mi ricordo. Tanto fuori la Nuzlocke. È andato KO, grande Venusaur. Bellissima lotta, incredibile. E l'ultimo è Armaldo. Attenzione, Armaldo, ragazzuoli. Un altro. Ah, è vero, non può. Oh, mannaggia a me. Chiamo Vela in polvere. Ok. Beh, Zapdos, per artigli, lui ci. Venusaur è morto, ragazzi, comunque. Per artigli, Zapdos con tuono, Shock Armando. Armaldo è andato. Tappa. Oh, fratello. Andiamo. Perfetto, ragazzi, perfetto, perfetto, perfetto. Ma ragazzi, quando finirò questa serie, ragazzi, arriveranno altre serie. Non farò soltanto un video ogni 2 o 3 giorni, ma arriveranno altre serie, tipo altre serie. Ok, lei ha usato volo. Andiamo a curare i Pokémon. Ragazzi, vediamo un attimo sto centro commerciale qua. Vediamo quanto è grosso. Vedo un attimo al volo, ragazzi. Ok, c'è un po' di roba, ragazzi. Ho preso un po' di pozioni, super pozioni, ste robe qua. Questo che cos'è? Che cos'è? Nel museo di Alghepoli, figo? Figo, ragazzi. Ma perché qua non lo fa andare? Sono il direttore artistico del museo di belle arti. Mi riempie di gioia vedere una persona giovane come te nel nostro museo. Hai già ammirato la nostra collezione? O hai tutta l'area di essere un allenatore di Pokémon? Ti interessa di pittura? Ah, ottimo, quindi hai un vivo interesse per la pittura. Posso dirti di seguirmi? Oh, ragazzi. Questa è la nostra sala mostre. Come vedete, non ci sono opere esposte. Qui non voglio esibire opere di arte classiche. Onesto, questo tipo di opere è esposto al piano terra. Vorrei esibire quadri d'arte moderna. L'arte, dopo tutto, ne è fatta solo di opere antiche e famose. Nella sala mostre vorrei mettere opere moderne e frizzanti con Pokémon che sprizzano gioia e vitalità. Scusa, non volevo monopolizzare la conversazione, ma visto che sei molto giovane e viaggi così tanto, devi senz'altro imbarcarti in Pokémon vivaci ed opere che li raffigurano. Se ti capita di vedere un dipinto di questo genere, puoi chiedere il permesso all'artista per esporlo in questo comune? Museo? Che cazzo ho detto, ragazzi? Oh, figo però, ragazzi, figo, figo, mi piace. Ma ragazzi, mi sa che dobbiamo andare qua. Vediamo un attimo se è così. Qui ho trovato una grotta, ragazzi. No? Ah, il Monte Pira, ok. Viene a venire gli anime dei Pokémon scomparsi. Devi volere molto bene dei Pokémon. Qui riposa il mio Zizion, sono venuto a rendergli omaggio. Oh, c'è una nonna lì sopra, ragazzi. Il Monte Pira è un luogo dove si fanno incontri strani. Sono successe cose incredibili, prendi questo.
Oh, velo puro, ragazzi, attenzione. Questo posto fa veramente paura, ragazzi. Comunque. Mi sto cagando in mano. Che è sta roba? Ma dove sono? Dove sono? Che è qua? Oh. Baratto, ragazzi, MT48. Ok. Ok. Posto strano, raga. Pozione max, ragazzi, attenzione. Non vedo più un cazzo, ragazzi, comunque, se devo essere sincero. Oh, Ultra Ball. Così, parlando a caso con una... pietra. Che più che pietra era... Ah, cioè, forse pure qua sotto. Più che pietra era bara. Vediamo se qua sotto... Oh, vedi, prima a parlare con le bare, eh. Oh, devo toccare di parlare pure in vita reale con le bare. Oh, magari, boh, parli con i morti. Che cazzo? Montepira. Oh, ciao Righi, sono là. Oh, prima ho lottato contro un altro allenatore e ho vinto. Il mio Electrabass. No, fa culo. Te, Electrabass. Attenzione! Il Timidro! Il Timidro, ragazzi! Incredibile! Pazzurdo! Pazzurdo, il Montepira contro il Timidro. Attenzione, attenzione, attenzione. Coughing. Ok, posso dire che questo Coughing, ragazzi, è andato a farsi benedire perché è morto male. È entrato nella bara, come possiamo ovviamente dire perché siamo in quel posto, il cimitero più bello di Pokémon Smeraldo. Andiamo. Oh, dopo lotta in doppio, ma quanto amo le lotte in doppio, ragazzi. Quanto amo le lotte in doppio. Mamma mia, una cosa pazzurda. Vai. Questo che ci manda. Regice contro Registeel. Oh cazzo. Oh cazzo, ragazzi. Oh cazzo, ragazzi. Ok, forse, ragazzi, Blaziken ce la può fare. Infatti sì, Registeel è morto, ragazzi. Contro Regice ha vinto Regice. Già si vedeva il primo colpo che aveva dato, che vinceva Regice. Quindi attacco rapido. Ma io a Blaziken gliela farei imparare attacco rapido, ragazzi. A posto di mimica, quindi un passo in più per Blaziken, perché almeno usa questo mega attacco rapido. Ma io curo un attimo Registeel al volo, ragazzi. Ok, andiamo avanti. Oh, dopo chi ci sta, raga? Chi è il capo? Vai. Lo so, hai provato ad entrare nel team magma, ma non ti hanno accettato. Ma che cazzo stai dicendo? Ma che cazzo stai dicendo? Che ora vi faccio un bucio, proprio un bucio de culo così, raga. Vi faccio così, proprio così. Vai, vai, vai. Metagross e... Mare. Perché Mari, ragazzi, con Metagross? Non ha senso, ragazzi. Ok, Metagross l'abbiamo mandato proprio a fanghiul. Mi concentro sempre su un Pokémon io, ragazzi. Ormai lo sapete che io faccio così. Ok, penso anche Gloom tra poco se ne va a quel paese, ragazzuoli, ragazzetti. Non è vero? Oddio, aspetta. Attenzione, forse Blaziken ci lascia la pelle. Ok, no. Ok? Ok, vai, bravissimo Blaziken. Mamma mia, zio pera Blaziken. Ok. Per artigli, braciere, vai. Distruggilo. Distrutto. Ok. L'ultimo è? No. No. No, Mistrema, shushushish. Ok, forse morirà male questo Mistrema Ush. O come cazzo si chiama, ragazzi, perché ovviamente io non lo so dire perché è un nome tutto strano. Se lo sapete nei commenti, scrivetelo, ditelo oppure fate quello che volete. Insomma, ok, vai. Potevo usare attacco rapido, sinceramente. Però qua ci sta Registeel che fa tutto lui, ragazzi. Ed è troppo forte. Andiamo. Ok, ragazzi, ecco qua. Il capo, Ivan. Max del Team Magma ci ha preceduto, ma anche noi abbiamo ottenuto ciò che volevamo. La sfera rossa custodita presso il Monte Pira è ora nelle mie mani. Ah, ora possiamo realizzare il nostro obiettivo. Ok, team, andiamoci da fare.
Oh no, non può essere vero, non hanno rubato solo la sfera blu, ma anche la sfera rossa. Per nessun motivo la sfera blu e la sfera rossa si devono separare. Cosa vorranno fare con quelle due sfere? Ah sì, è stato il team Magma a prendere la sfera blu. Nella fretta si sono dimenticati questo. Non so proprio cosa sia. Stemma Magma, ragazzi. Ok, quindi il Monte Pira è dove calmiamo gli speed e provano scomparsi. Ok. Vai, è accaduto molto molto tempo fa. Il mondo fu scosso da un terribile scontro tra il Pokémon della terra e il Pokémon del mare. Il Pokémon da terra forgiò montagne e creò continenti. Il Pokémon del mare generò enormi onde e ricavò oceani. Il vero duello imperversava senza fine. Furiose tempeste ed enormi catastrofi si abbatterono. Oh, ma come cazzo sto a leggere? Oh, si abbatterono sul mondo. La sfera blu e la sfera rossa posero fine a tale calamità. Le due sfere emanarono una luce che placò la furia dei contendenti. I due uomini resi mansueti si rifugiarono nelle profondità marine, dove un giorno scomparvero. Interessante, raga, interessante. Ok, ragazzi, siamo usciti dal monte Pira là, perché abbiamo finito, penso. Quindi, usiamo il grande Phoebus e porco zio. Mannaggia i selvatici. Ok, andiamo qua. Che okay. È? Oh, percorso 123, ragazzuoli. Allora, vediamo un po' cosa c'è. Ma questa che fa? Adoro i Pokémon di tipo erba. Hai dei Pokémon tipo erba? Cosa? Ma che ti piace i Pokémon tipo erba, vero? Sono così contenta. Oh, grazie. Oh, MT19, ragazzi. Cosa ci dà questa? Ragazzi? MT19. Gigassorbimento. Soltanto Venus, vabbè, tanto Venus, se ricordo, l'ha imparata solo, ragazzi, vero? Io meno nei commenti se è così. Dove cazzo sono, ragazzi? Dai, combattiamo. Dai, combattiamo, combattiamo. Ok, ragazzi, fatto anche questo. Allora, mi era apparso un Flygon come Pokémon selvatico, comunque, eh? Non per dire nulla, ragazzi. Vediamo se riappare. No, telo. Allora, Righi trova Elisir. Raga, scusate un attimo, ma il percorso 123, dove cazzarola siamo? Ah! Quindi siamo qui. Ok. Ok, ragazzi. Ok. Va benissimo. Lottiamo contro tutti, ragazzi. Lottiamo contro tutti. Ok. Altri due, eh? E let's go! Sto lottando proprio contro tutti, ragazzi. No, vabbè, ragazzi, non ci credo. Croconab e Feraligatr. Padre e figlio. No, vabbè, ragazzi, non ci sto credendo. Allora, prendiamo questa Pokéball. Ultra Ball, signori. Ok. Poi, qua che cos'è? Cazzo di Bacco o Bocchini? Ah, Bacchini, ragazzi, avevo letto malissimo, zio però. Ma proprio male avevo letto, ragazzi. Dove sono? Mi sono ritornato proprio indietro a tutto, raga. Ok, sono ritornato qua con Volo, ragazzi. Allora, devo provare a fare una cosa. Allora. Andiamo qua sopra. Andiamo proprio qui sopra, signori. Scendi qua, fai così, fai così, fai quella, fai quella, fai quella. Ok. Allora, qui, ecco, perché infatti ho visto qua sta parte. E Wolman salta subito fuori dall'acqua. Perché non va, ragazzi? Oh, che è sta roba? Oh. Il rifugio idro? Ma? Cosa fa parte di Team Magma? Sentivo che quelli di Team Magma vogliono risvegliare un Pokémon incredibile nel loro rifugio. Ma dove sarà il loro rifugio? Cosa fa parte di... Ah, ok. Sempre la stessa roba, ok. Quindi non posso fare un cazzo. Bene. Ti ricordo, dobbiamo andare di qua, ragazzi. Oh, aspetta, c'è una cosa qua. Bevita, attenzione. Dobbiamo andare nel Team Magma, no? Dal Team Magma, quindi dobbiamo andare di qua.
Io voglio entrare su questa funivia, ragazzuoli. Vai. Andiamo, andiamo. Ho letto nei commenti che si potrebbe incontrare un viaggiatore, tipo, no? Cioè, possibilità bassa. Quindi penso che lo incontrerò mai, ragazzi, io. Però ci sta. Allora, vediamo un po' se da queste parti. Oh, ma che vuole questo? Ecco qua, ragazzi, dobbiamo scendere qua sotto invece di andare sopra. Oh, il masso si muove grazie allo stemma magma. Attenzione, ragazzuoli. Rifugio magma. Attenzione. Attenzione, ragazzuoli, attenzione. Andiamo. Andiamo, ragazzuoli. Ah, ci serve forza, ok. Ma ragazzi, l'ho fatta imparare a... Oddio, cazzo, a Registeel, perché gli ho tolto esplosione, tanto non la usavo mai. Quindi facciamo così. Così, ok. Andiamo. Il rifugio del team magma. Ed ecco il primo. Il nostro capo ci ha detto di salvare il Monte Camino e noi l'abbiamo fatto. Stavando abbiamo trovato qualcosa di incredibile. Vai, andiamo. Bellissimo comunque il simbolo del team magma, ragazzi. Ok, è andato al volo subito. Oh, che cos'è? Oh, eccoci qua. Vai, andiamo, andiamo. Ma si esce qua. Ok, lottiamo contro questo, ragazzi. Proprio Arfly. Vediamo un po' se incontriamo. Così oggi in questo video facciamo Team Hydro contro Team Magma. Tutte e due, ragazzi, tutte e due. Proprio entrambi facciamo. Ok, ragazzi, sto provando a fare tutti proprio. Proprio a fare tutti. Io intanto sto facendo proprio tutti. Intanto nel chill. Oh, non so se mi sto avvicinando o mi sto allontanando, sinceramente, ragazzi. Ok, vai, andiamo. Ok, fatto anche quello. Vai, lo mettiamo anche con questo qua. Prendiamo questa Pokéball, che è un'altra pepita, ragazzi, incredibile. Ce ne sono 7 di pepite tra un po'. Vai, andiamo. Che cazzo è? Che cazzo è, raga? Che cazzo è, raga? Oh my god. Vai, combattiamo con tutti, combattiamo con tutti, vai vai. Vorrei vedere anche io Groudon, ma non mi fanno vedere neppure la coda. Attenzione, ragazzi. Oh sì, lotta in doppio, oh sì. Vai, vai, cazzo. Ok, ci sto quasi vicino comunque, ragazzi. Attenzione. Ok, raga, ho fatto anche questo. Vai, combattiamo anche con quelli sopra. E come ho fatto a vedermi, ragazzi, non lo so, però, ok. Cioè, io sinceramente non l'avevo visto, ragazzi. Però tra poco ci stiamo avvicinando a Groudon, che sarà un Pokémon randomizzato, ovviamente, ragazzi. E vedremo chi sarà. Ragazzi, devo dire che il Registeel è veramente forte, eh. È veramente forte il Registeel, eh. Qua non mi fa passare, dobbiamo passare di qua. Oh, Revitalizzante Max, raga. Attenzione. E il capo del Team Magma si chiama Max, pensa a credere. Oddio, ragazzi. Oddio, ragazzi, cosa ho visto? Io direi di salvare. Direi proprio di salvare, ragazzi. Direi di salvare. Ok, andiamo. Groudon, te ne stai lì cullato dal magma e niente potrebbe sviarti dal tuo sonno. La sfera blu è quello che cercavi, non è vero? Ti ho portato la sfera blu. Il suo splendore ti sveglierà. Fammi vedere la tua potenza. Ecco qua, ragazzi. Groudon, che succede? Non ci vuole la sfera blu. Groudon, dove sei andato? Sarà colpa tua, allora. Ho visto che ti aggiravi da queste parti. La tua presenza non è gradita. Ci sono, devi aver usato un trucchetto. Un trucchetto. Ed ecco qua, ragazzi. La sfida più attesa di sempre. Prepariamoci, ragazzi. Max e Capo Magma. Attenzione. Vai, Registeel. Per artigli, Registeel. Bravo, Regis, bravissimo. Amnesia, va bene, ragazzi, va benissimo. Ancora, Regis, sempre per artigli, cazzo. Devi distruggerli tutti, Registeel. Acido, penso che mi faceva niente, vero? Infatti. E noi godiamo
Ed è morto! KO Lilep! Untwail? Chi ero? Untwail? Oddio che sbocco, raga! Minchia, al 39? Vabbè, ma noi abbiamo Registeel che non fa un cazzo. Porca troia. Eh sì, vabbè. Tocca cambiarlo, ragazzi. È il momento del Charizardone incredibile. Quanto cazzarola sei bello, fratello. Quanto sei bello. Ricordo che Charizard, ragazzi, è di tipo erba, quindi... Vai, lancia fiamme. Bravo Charizard, anche bruciato. Bravissimo, signor Charizard. Bravissimo. Vai, vai. No, dai, zio, però. Vai Charizard, è il tuo momento per distruggere questo Untail. Vai signor Charizard, vai signor Charizard, che qui siamo carichissimi, oh mio. E Charizard al 37, ragazzi, lo Charizardone incredibile. Pensa, 204 PS c'ha, ragazzi. Penso il Charizard con più PS della storia, penso. Vai ancora, lancia fiamme Charizard. Ok, oh, Charizard, ragazzi, è morto male, è morto. Quindi vai Blaziken. Fai doppio calcio, se riesci a farlo. Perché ho visto che Sfuriati, ragazzi, mi ha fatto sempre brutto colpo e mi toglie tantissimo. Ah. Proviamo con attacco rapido, ragazzi. Va bene, va bene, va bene. Bravo Blaziken, bravo sempre nei nostri cuori, fratello. E ora, ragazzi, è il turno di Venusaur. Vai Venusaur, ce la farai, credo in te. Credo in te. Non... oddio. Ragazzi, ma quanto toglie? Ragazzi, ma quanto toglie, zio Pera? Vai. Vai signor Zapdos, è il tuo momento per farti valere. Vai Zapdos, vai Zapdos. Buono shock. Super efficace e andiamo. E ciao Sneasel, e ciao capo del team Magma. Addio Max, è stato un piacere conoscerti, fratello. Deve esserci un motivo per cui Groudon è fuggito, è questo che vuoi dire? Pensavi che non lo sapessi, visto che Groudon se n'è andato, questo vulcano non serve più a nulla. Le nostre... strade si vedono qui. Io devo inseguire Groudon. Attenzione, ragazzi. Oh. Come si fa a prendere qualcosa? Vai da qua sotto. Punni di fuga, ragazzi, troviamo. Va bene, va bene. Ok. Ma siamo usciti così, ragazzi? Ah, ok, ok, ok. Ok, ragazzuoli, siamo usciti. Ok, perfettissimo. E ora penso che siccome abbiamo distrutto il team Magma, ragazzuoli, con una squadra distruttissima, penso che dobbiamo andare qua e parlare con il team Idro. Però ragazzi, lo faremo nel prossimo episodio. Quindi ora mi curo la bellissima squadra, ragazzuoli. Intanto spero che vi sia piaciuto questo episodio, anche se è lunghissimo, però devo dire che ci sono state tantissime cose in questo episodio. Team Nidro, Team Magma, quello, quell'altro, tutte di più, ragazzi, incredibile. Quindi sì, sì, sì. E ragazzi, nel prossimo episodio penso che affronteremo il Team Idro. Quindi spero che vi sia piaciuto, lasciate like se è così, commentate e alla prossima, ciao belli!